sindaco, che considerazioni possiamo fare alla luce di quello che è successo anche con gli ingressi, con le attese, con qualche cosa che forse può essere corretta in virtù di quello che poi potrebbe accadere domenica prossima? Beh, intanto diciamo una cosa, è stato un bel carnevale, la gente che ha partecipato è rimasta contenta perché io c'ero, quindi ho avuto questi riscontri. Poi, come in tutte le manifestazioni importanti dove ci sono tante persone, è inevitabile che ci siano dei disguidi. Il tema vero che fa discutere e ha fatto discutere è quello della Safety, della nuove norme di nuove regole per la sicurezza, che sono norme partite direttamente dal Viminale, attuate in tutte le manifestazioni italiane, perché se leggiamo, a Venezia 11.000 persone non sono entrate, ad Ivrea lo stesso problematico, io mi sono sentito anche con altri sindaci dove c'erano manifestazioni di questo tipo. Però voglio anche dire che sono entrati tutti, adesso poi se qualcuno è andato via non può capitare, però effettivamente dal nostro punto di vista forse c'è un'eccessiva cautela, però questo è un paese strano che si passa da un eccesso all'altro, come le polemiche passano da un eccesso all'altro. È possibile essere un po' più pretenziosi nei confronti della prefettura, cioè chiedere alla luce della propria esperienza anche qualche insomma numero maggiore? State pensando a questo? Beh, io ho già detto che chiederò, come è giusto che sia, un nuovo tavolo della commissione. È chiaro, alla luce di ieri ci sono delle cose che vanno perfezionate, per esempio un'attenzione maggiore per chi ha delle disabilità. Penso che occorra aumentare anche il numero degli accessi per rendere il flusso più snello, perché nei momenti di punta ovviamente si è aspettato di più, però da che mondo è mondo, in tutte le manifestazioni dove c'è un numero importante un po' di fila si fa. Allungare il percorso è una possibilità? No, un ragionamento che ha una sua valenza. Dico anche che ragionamenti si sono anche fatti in precedenza, sono valutazioni, adesso poi siamo nel corso delle manifestazioni, però sono valutazioni che si possono fare, che si fanno. E vorrei sottolineare un aspetto: qualcuno ha detto si arriva sempre all'ultimo minuto, in realtà non è vero, perché questi ragionamenti anche con la commissione è da tempo che se ne parla, c'è stata una trattativa, noi stessi insieme all'ente carnevalesca abbiamo posto delle questioni cercando di mediare anche su quelle che erano le prescrizioni anche più eccessive in precedenza. Però ecco, l'aspetto che mi piace sottolineare, noi facciamo sempre polemica su tutto, la critica ci sta, il confronto, perché il confronto quando è costruttivo ci aiuta anche a migliorare, però dobbiamo dire, insomma, è stato un bel carnevale con tutti i suoi margini di miglioramento, che deve tener conto anche delle difficoltà oggettive che ci sono in questi momenti, anche di risorse non straordinarie, per cui tutto sommato mi sento di dire che chi ha partecipato, chi era presente, quelle tantissime persone che sono arrivate anche da fuori, hanno avuto un giudizio positivo.